negli studi di G-Style, dove incontriamo spesso e volentieri personaggi, protagonisti di eventi, di appuntamenti, ma anche attori e attrici. In questo caso abbiamo Sara Dall'Oglio, ben trovata. Grazie, buonasera a tutti. Siamo qui anche per annunciare la imminente uscita di un film, Il Traghettatore, che ti vede protagonista. Sì, è un docufilm sulla storia di Pescara e ho interpretato la figlia di Iorio. Bene, quindi un'esperienza Sì, particolare. bellissima. Innanzitutto volevo ringraziare Alessio Consorte per avermi dato questa possibilità. E io ho interpretato la figlia di Iorio, una donna molto seducente e nello stesso tempo una donna che si è sacrificata per Un film ambientato proprio nella amore. nostra città. Sì, nella città di Pescara che uscirà a breve, fine aprile. Quindi occasione per tutti voi, Sì, per tutte amici le di seguirci, sia persone chi ci segue dal di web e chi dal Sì. digitale o sulle piattaforme Skype. Un invito anche ai nostri amici a conoscere meglio Sì. Sì. Sara, anche perché ha molteplici sfaccettature nella sua attività. Io ti ho conosciuta anche come modella, come fotomodella. Sì, come fotomodella e ho partecipato a diversi concorsi e diciamo che ora sto diciamo, studiando recitazione qui a Pescara nella scuola di Gian Piero Mancini, la SMO. E questa attività ti ha portato pian piano ad assumere anche dei piccoli ruoli, ma importanti, in produzioni cinematografiche. Sì, diciamo che ho anche partecipato al film di Paolo Genovese e anche lì è stata una bellissima esperienza aver visto come funziona un set cinematografico e tutte le difficoltà che ci sono, Anche perché ci vuole perché molto tempo, sì, bisogna. dalla mattina fino alla sera, quindi non è per niente facile da come sembra. Per Ecco, altri ruoli, altre occasioni. ora diciamo che non voglio anticipare nulla, anche perché un po' ci Sì. scaraventi a maggio, dovrei girare, diciamo, un film, una piccola parte che a breve a Roma dovrei andare, quindi Scopriremo magari sì. attraverso i canali di G-Style per Sì, sapere un po' meglio di questa tua certo. attività. Continuare comunque a lavorare sul teatro, sulla Sì, formazione. sto studiando perché a giugno faremo il teatro finale, quindi Quindi c'è un appuntamento con sì, uno spettacolo che vi vede. ad Atri, quindi per tutte le persone che vogliono venire vi aspettiamo. Bene, il tuo amore quindi è maggiore per il teatro, propendi, oppure più per Sì, il diciamo che è cinema? più sul teatro, diciamo teatro e cinema, diciamo momentaneamente non è che ho sospeso le sfilate, queste cose qui, però mi sto dando più allo studio. Lo studio è importantissimo e noi ti aspettiamo per le prossime puntate per scoprire un po' sia com'è andata questa prima Sì. cinematografica, ma anche poi per annunciare questo probabile film in vista. Sì, grazie mille. Grazie a te, Sara.